nulla. Volete andare a trivellare e trivellate permettendo ai petrolieri di fare ciò che volevano. E se l'emendamento era sacrosanto, come è stato detto, perché nel 2015 l'avete cambiato? Forse perché l'interesse privato a Tempareo sarà già stato soddisfatto? Lei, Ministro, si sarebbe dovuto dimettere. Perché è stato bypassato, perché il suo parere non ha contato nulla e alla fine, in coda di tutto, anche dello scandalo, è stato costretto a venire qui a dire che era d'accordo. Interrogazione 3-2162 degli onorevoli Santelli e Occhiuto sulle iniziative volte a tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini calabresi residenti nelle zone interessate dalla presenza di rifiuti tossici. Onorevole Occhiuto, la illustra per un minuto. Prego. Ministro, nel famigerato caso Tempa Rossa, che sta riguardando la cronaca giudiziaria e che sta investendo il governo, c'è una parte che interessa la Calabria. Fa meno notizia, come spesso accade quando la Calabria non è sul banco degli imputati, ma è parte lesa, ma è una parte raccapricciante, perché per come è anticipato al Corriere della Calabria, sembrerebbe che siano stati smaltiti in Calabria oltre 30.000 tonnellate di rifiuti tossici, in maniera illecita, evidentemente, a Gioia Tauro e a Bisignano. L'altra vicenda che solleviamo nella nostra interrogazione riguarda invece la Legnochimica, un'azienda in provincia di Cuneo che però ha operato per 35 anni in Calabria, rilasciando nel territorio, nelle falde acquifere, rifiuti inquinanti, mi riferisco al cobalto, all'arsenico, al piombo, con livelli 100 volte superiori rispetto a quelli consentiti dalla legge. In queste zone dove è insistito questo stabilimento, è stata riscontrata una, accertata straordinaria frequenza di tumori. Noi chiediamo al governo quali interventi intenta porre in essere per accertare ciò che è successo, ma soprattutto per riparare ai danni prodotti in Calabria dallo smaltimento dei rifiuti tossici. Grazie. Ministro Galletti, Ambiente e tutela del territorio e del mare, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie, grazie anche all'onorevole Occhiuto. Anche in questa interrogazione, così come già nel caso di quella presentata dall'onorevole Fautilli, devo dire che su questa vicenda non c'è una competenza specifica del Ministero. Quindi noi abbiamo acquisito le informazioni dagli organi locali che sono preposti al controllo. Le attività produttive della Legnochimica, come ricordava lei, sono terminate nel 2002 con la successiva cessione da parte dei terreni e degli stabilimenti ad altre società. Ricordo che questi riguardavano l'estrazione del tannino e la lavorazione del legno. La procedura di bonifica attualmente in corso interessa una porzione dell'area ex Legnochimica sulla quale sono ubicati 3 bacini di lagunaggio che servivano a raffreddare e decantare le acque di processo dello stabilimento. I problemi di